ragazzi, continuiamo la nostra storia. Finalmente il massaggiatore se n'è andato e quindi ho praticamente il mio spazio dove posso lavorare in santa pace. Quindi adesso ci spostiamo con la nostra chitarra. Allora, volevo oggi faremo le mani, però credo che ne faremo una perché ci vuole un po' di tempo. Allora, mi è venuta un'altra idea. Ho detto che man mano le cose avete presente quelle mattonelle o quei marmi che hanno delle scaglie brillantate all'interno, però sono abbastanza grandi le scaglie, ma quando le vedete, specialmente quando sono illuminate dal sole o dalla luce artificiale, sono super brillanti, sono molto belle. E in realtà ho chiesto un po' in giro, io credevo che erano degli specchi, cioè quando creano la mattonella magari mettevano degli specchi e faceva questo effetto, invece non è. Quella scaglia che voi vedete è veramente un minerale e stamattina sono andato alla ricerca di questo minerale, l'unico problema è che lo devo fare a pezzi, quindi siccome io faccio la collezione di minerale, praticamente il pezzo rappresenterebbe questo. Questo è quello che mettono in queste mattonelle, in questi marmi, prendono questi pezzi, li sbriciolano con dei macchinari, fallo a mano dovresti fare con un martello, però comunque è abbastanza pesante, e quindi vedete prendono tutta la luminosità e esistono logicamente in varie dimensioni, in varie grandezze. Noi andremo ad inserire queste scaglie sia nelle mani, in tutta proprio la scultura, però in piccolissime quantità, in modo che dà solo un effetto non troppo esagerato. No? Bello, eh? Come si chiama? Me l'ha segnato. Non mi ricordo. Come si chiama? Non mi ricordo. No. Immaginate questi pezzi, ogni pezzo singolo, ogni cubettino, questo è formato da tutti i cubettini, guardate. Ogni luce che voi vedete è un. Ogni riflesso è un cubettino. E quindi ogni riflesso viene inserito nelle mattonelle. Questo per esempio, no, è un pezzettino microscopico che si è staccato. Adesso ve lo faccio vedere. Guarda qua, questo è un pezzettino microscopico. Quindi immaginate quando li facciamo a pezzettini più grandi. No, questo è un pezzo che si è scazzato. La mano non ci riesco. No. Poi la cosa bella è questo minerale è tutto così. Non è che esternamente si è creato, no, è proprio tutto così, quindi quando lo andrete a rompere anche all'interno è così. Vabbè. Allora questo per il momento lo lasciamo stare, poi andremo più nei dettagli quando incominceremo a resinare. Voilà. Ma ragazzi, adesso preparo la tavola, non parlo a bassa voce perché sono nella stanza, poverino Eli. Quindi preparo la tavola là e incominciamo a lavorare e creiamo le due mani. Ma no, ragazzi, abbiamo preparato tutto, però mi conviene farlo a terra.
Ah, ma questo è Ernest. Et enfin, ce troisième rassemblement pacifique, celui-là à Sivens, donc dans le Tarn, près du site du barrage où est mort René Fraisse. Plusieurs milliers de personnes se sont recueillies et parlé au nom de Français qui sont favorables à l'euthanasie et à la femme. Oui, il y a un désaccord au niveau, dans l'élite, vers le Conseil national d'éthique. Et son président a dit une chose très vraie, il a dit la loi Leonetti, c'est une loi sur les devoirs des médecins, c'est pas une loi sur les droits des patients. Nous, on se bat pas sur une loi sur les droits des devoirs des médecins, on se bat pour que celui qui meurt soit enfin respecté. Allora ragazzi, quando dovete fare la mano ci sono diversi sistemi, non è che esiste per forza una regola. La regola principale è quella di fare sempre il controstampo. Il controstampo è obbligatorio in tutte le cose. Allora, la mano si può fare con l'alginato, che è come se fosse l'argilla, dove voi andate a mettere la mano, prende l'impronta, poi andate a collare il gesso e quindi fuoriesce la mano. E quindi dal gesso voi potete duplicare tantissime volte, perché mettete il silicone sopra al gesso e quindi automaticamente vi esce la forma della mano. Però comunque lo stesso poi dovete fare un controstampo al silicone, perché altrimenti quando andrete a collare la resina, che è pesante, il silicone tende ad allungarsi, quindi farete le dita di nightmare. Allora, ci sta un altro passaggio che si può fare per evitare l'alginato: potete prendere le bande di gesso. Però è importante passare dell'olio di vasellina sulla mano, perché altrimenti si irrita proprio totalmente, anche in modo irreversibile, quindi vi dovete stare molto 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 attenti. Però può andare bene lo stesso. Oppure potete fare direttamente con il silicone, che richiede un po' di tempo, perché bisogna impastare con l'altra mano, quindi dovete impastare con una sola mano, e è, diciamo, l'operazione non è facile, farla una mano non è assolutamente facile, però andate a risparmiare un casino di tempo, ma non di soldi, perché questi siliconi costano una cifra, quindi economico non è assolutamente. Questo è il modo più caro che ci sta, però comunque risparmiate una marea di tempo. Ma lo stesso, alla fine dovete fare il controstampo in gesso oppure in qualsiasi altro materiale che volete voi, è importante. Allora, questo qua è il silicone, diciamo come noi abbiamo utilizzato per fare la chitarra, però un altro colore, un'altra marca, non è importante. Quindi utilizzeremo questo. Allora bisogna miscelare componente A e componente B nella stessa quantità, quindi vi consiglierei di preparare tutto già. Allora, preparate una pallina, preparate delle palline di silicone A e silicone B, intanto non si seccano se stanno all'aria per il tempo che dovete fare lo stampo. L'importante è non mischiarle, le mischiate un poco alla volta. Quindi preparate delle palline piccoline di componente A e componente B, una quantità secondo la vostra testa, una quantità, e preparate anche i fogli, in questo caso i fogli di gessolino con l'acqua, in modo che fate tutto direttamente, senza alzarvi, senza muovervi e compagnia varia. Allora, perché ho fatto a terra? Per due motivi. Il primo, perché devo prendere la chitarra, che è abbastanza pesantuccia, e quindi devo capire tutto e giù la posizione che devo mettere la mano. E poi perché questa gomma siliconica sull'asciugamano non attacca. Quando invece voi provate a mettere la gomma siliconica, per esempio, sul legno,
si attacca sul legno e vi crea degli enormi problemi. Quindi tanto vale la pena utilizzare comunque un asciugamano sotto, perché sull'asciugamano non si attacca. Potete miscelare, anzi vi potete pure dare una mano con l'asciugamano e miscelate, non attacca. Quindi è un ottimo sistema, non perdete un casino di tempo e non sporcate niente. Allora ragazzi, iniziamo la nostra avventura. Non è facile. Allora ragazzi, continuiamo sempre il nostro lavoro. Allora, oggi devo riprodurre altre due mani, però questa volta lo voglio fare con la resina direttamente, perché verranno utilizzate direttamente per non fare tutti i passaggi. Allora, noi in questo caso utilizzeremo l'alginato. Come appunto voi sapete, tante persone nell'alginato non si può mettere la resina perché diventa molto pesante e quindi automaticamente modifica la mano internamente. Invece esiste una resina speciale che è secca nell'arco di 10 minuti dal momento che voi avete finito praticamente la miscelazione, e praticamente si riesce ad avere uno stampo utilizzando praticamente l'alginato senza nessun tipo di problema. L'unica cosa, diciamo, che si dovrebbe fare è che una volta formato la mano nell'alginato si dovrebbe passare leggermente il fono per asciugare un po' l'umidità, ma giusto un poco nella mano, e quindi poi andremo a versare questo tipo di resina, che è una resina non trasparente, una resina bianco latte che può essere colorata ed è poliuretano. Voilà. Allora, quindi si agita logicamente un poco, e qua, per quanto riguarda la quantità, è molto semplice. La stessa quantità sia di resina che di induritore, quindi deve essere metà. Allora, quindi siamo pronti, adesso vado a prendere l'acqua e faremo quindi l'alginato. Allora, in questo caso sono 500 grammi di alginato, dovremmo utilizzare la media di un litro e 300, un litro e un quarto di acqua. Ora il problema sta nel fatto che io vorrei arrivare fino a polso, quindi automaticamente, se casomai non riuscissi a, vedendo le quantità che noi andremo a mettere, se casomai non riesce ad arrivare, aggiungeremo quindi due buste, quindi faremo un chilo di alginato, un chilo di alginato con 2,5 litri di acqua su per giù. Ok, allora vado a preparare l'acqua. Voilà ragazzi, abbiamo messo quindi il nostro alginato. 2,17, 2,18, 2,19, 2,20. Adesso aggiungeremo un litro e un quarto di acqua. Voilà, scusatemi ragazzi, non ho potuto far vedere perché altrimenti sporcava troppo la telecamera. Quindi l'impasto è venuto bene, la forma all'interno è venuta bene. Adesso andremo con il fono giusto interno, giusto un poco per togliere l'umidità, e quindi andremo a inserire la resina. 10 minuti di attesa ed è pronta la mano per fare poi quello che volete voi. Un attimo solo. Voilà ragazzi, quindi prendiamo il fono.
abbiamo dotto un po' di umidità all'interno. Adesso misceliamo la resina, mezza bottiglia con mezza bottiglia, e mettiamo nella mano. Poi diamo qualche bel coppettino per far uscire l'aria. Mi raccomando, cercate di superare l'orlo della mano, superare, quindi dovete arrivare qua con la resina, non giusto alla mano, ok? Ma più tardi. Ragazzi, adesso mischioniamo per bene. E quindi mettiamo all'interno. Non fa niente che esce fuori, non fa niente, anzi. Adesso date dei colpi per far uscire l'aria. Adesso vi do meglio gli ottimi.